nelle puntate precedenti. Siamo 1, 2 e 3. Una prestazione veramente incredibile. Il vostro Bongio ha bisogno di un altro piccolo momento, magari insieme alla sua attacking partner. Swan, li vuoi raggiungere? A Just Fight mi rialzo e vedo Vittorio Bruni e Rafael come due amichetti quasi mano nella mano. Un'altra volta Rafael mi spara un super kick alle spalle. La terza volta succede che Rafael e Vittorio Bruni fanno coppia insieme. Sono io che sono matto? Oppure forse 50 indizi una prova la fanno, cazzo? Lo sai che mi stai facendo incazzare? Ivan Sanzio contro Vittorio Bruni! Se ci arrivi sulle tue gambe! Ma arriva subito il campione, Rafael! A mettere un attimino di acqua su questo fuoco che stava bruciando! Bella tire. Cazzo di cardo. Ragazzi, ma è finita! Ce l'avete un po' da... Porca puttana! Benedizio! Woo! Vi siamo mancati per questa pausa estiva? Ripartiamo subito con il botto, con una nuova puntata di Summer System. E nel main event non avremo niente po' di meno che due persone che non si affrontano da ben 162 puntate, e cioè Ivan Sanzio e Vittorio Bruni. Sono davvero curioso di come andrà a finire. Che cazzo è che mi ha bagnato? Summer System inizia adesso! Vieni qui, brutta stronza! Vieni qui! Amici amanti del sistema, io sono il vostro zio Strike. Vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Summer System. In cabina di commento con me, indovinate un po' chi c'è? 1, 2, 3, Kevin Caio, eccolo qui. Buonasera e benvenuti a Summer System. Ogni tanto mi garba spawnare qui in tavolo di commento. È bellissimo vederti, stranamente sei abbastanza sobrio. Questo mi rende molto felice. Come stai, amico mio? Sto benissimo, sono emozionato. Mi sono qualificato per il ladder match a Colossal il 28 settembre, venitemi a vedere. E qui siamo pronti per un grandissimo match. Eh sì, ha fatto il suo ingresso Liam e adesso aspettiamo il suo avversario. Ed eccolo il mostro della SIW che fa il suo ingresso. Una persona a metà via tra un abominio e uno psicopatico. Ha le voci in testa, ha le voci nello stomaco, ha le voci sul groppone. Ce l'ha ovunque. E dove va? Tira mazzolate che pare un muratore, non lo so. Non lo so nemmeno io, Strike. So solo che lì a me in un arco positivissimo della carriera, ma comunque sia non vorrei mai essere nel ring contro Lucifer, guardalo. Esatto. Trema il centro Invictus, sobbalza Liam Massett per la potenza di Lucifer Brox. È un match che onestamente mi incuriosisce, la garosità che ha adesso Liam e la cattiveria di Lucifer daranno secondo me il via e vita ad un match veramente interessante. E intanto Lucifer lo chiama, vieni dalle mie braccia, e invece gli dà il 2 di picche, bam, si va subito alla testa. Strategia veloce di Liam che cerca subito... Muretto di mattoni. Niente. Agilità, contropotenza. Attenzione, non me l'aspettavo. Non so se è la strategia migliore andare di forza contro Lucifer. Infatti sta puntando alle gambe adesso. Esatto. Colpisce fortissimo. E Lucifer Brox va giù, ma è subito su. Sembra quasi il time free. Più lo mandi giù e più ritorna su. Colpo di Liam. A vuoto Lucifer, colpo di Liam, bacio sulla mano, doppia chop.
Ancora vuoto. Grande. Grande anticipo di Liam, che però non riesce ad evitare la furia di Lucifer. Si va al conteggio, 2, solo 2, conta Ref Vettori. Ottima partenza, Kevin. Partenza sprint di Liam Massett, che poi si è scontrato contro il muro. Ma la storia di Liam Massett te la conosci bene, perché se non la conosci, sai che cosa puoi fare? Puoi andare sul canale della SW, iscriverti, attivare la campanella e andare a rivedere tutto l'arco narrativo di questo ragazzo, che da ragazzino è diventato uomo su questo ring. Incredibile. Vado subito su strike. Attenzione. Ancora per il collo, lo so. Niente. Liam cerca di divincolarsi, ma Lucifer è troppo potente. Un braccio non basta, due non bastano. Gli morde il faccione. Ma non è sufficiente nemmeno quello. E una badilata viene tirata sul petto di un Liam Massett, che non può fare altro che cracollare al tappeto. Ancora conto di due. Liam c'è, ma è in grossa difficoltà adesso. Anche perché a livello di peso come atleti sono molto simili. E quindi è un match molto equilibrato da quel punto di vista. Quindi ogni colpo è decisivo. Qui la cosa che farà la grossa differenza sarà o la rapidità o la resistenza. È vero che ogni colpo è decisivo, Strike, ma sembrano che i colpi a Lucifer non facciano quasi effetto. Cioè, più gliene dai, più si incazza. L'ho detto più e più volte. A volte a quel ragazzo bisognerebbe sparargli per fermarlo. Speriamo che Liam non debba ricorrere a questa tecnica, a questa strategia. Urla di un Lucifer che forse faceva meglio a portare avanti il suo colpo. Ci riesce adesso? Invece no. Liam riesce a passare dietro. Salmon drop sul mostro. Un Liam Massett che ce ne ha per tutti. E il centro Invictus è on fire ora per Liam Massett. Vediamo se riuscirà a capitalizzare il momento. Letteralmente on fire. Colpisce finalmente con i suoi pugni. Enziguri kick devastante. Un Lucifer che barcolla ma non molla. Scusa Strike, tanto che volevo farlo. Claymore incredibile di Liam su Lucifer. 2. È fuori, ma di cosa è fatto Lucifer, di cosa è fatto? Si rifiata. Liam Massett cerca il potere dal pubblico. Cosa vuole fare? Vuole andare in quota, ma sì. Sì, forse dall'alto i colpi arriveranno con più impatto. He's going to the top. Primo turbuckle, secondo turbuckle, siamo sul terzo. Il marchio SW. Lucifer si è appena rialzato come se nulla fosse. Niente. Mi sa che il tappeto lo vedrà, ma diversamente da come credeva lui. E invece, attenzione, ma cosa mi stai dicendo? No. Cosa mi stai dicendo? Sta caricando Lucifer per una powerbomb! Powerbomb! Oh mio Dio, le ultime energie le ha usate per tirare giù Lucifer con una powerbomb. Il centro Invictus è ammutolito. Non se lo aspettava nessuno. Nessuno. E forse nemmeno noi, Kevin. No, assolutamente. Io no, di sicuro. Ma niente, Lucifer ha ancora un po' di gasolina. Ma Claymore di nuovo. Andiamo a letto, Beppe. 1, 2 e 3. Vittoria meritata. Vittoria meritata, ma un Lucifer devastante. Cosa ne pensi, Kevin? Io penso che Liam sia sulla cresta d'onda della sua carriera. È al top e chissà quali saranno i prossimi obiettivi futuri di Liam Massett a questo punto. Sì, il ragazzo sembra che abbia veramente inciso la parola future nel suo cuore. Ma in questo momento il future is the present. È il presente. Grande Liam, ottima prestazione. Summer System continua. Grazie Kevin per essere stato con noi. Grazie a te, Uncle Strike. Signore e signori,
Colossal è sempre più vicino e quella notte vedremo Emma Corsi e Adriano contro il BBB per i titoli nel primo match di coppia in una gabbia d'acciaio in Italia. Ragazzi, siete pronti? Sì, stavolta siamo pronti, le chiacchiere stanno a zero. Mi hanno sputato in faccia tutto per tutto, mi hanno sputato in faccia Just Fight. Stavolta non lo faranno. Stavolta siamo chiusi in una gabbia io e loro, dall'inizio alla fine. Dati, grazie, poi magari la rifacciamo, se ci lasci un secondo. Grazie. Come? Che cos'è questa cosa? A parte non dirlo in un'intervista questa cosa se non abbiamo parlato di persona. E poi comunque non è una tua decisione, non è che piglia, esci e decidi che inizi tu. Assolutamente non è così, anche perché pensavo fosse ovvio iniziassi io. Perché è ovvio, sentiamo. Entro prima io. Punto. E su sta cosa non si discute. È chiaro? Ah, ok, quindi decidi tu. Famo Just Fight due volte di fila. Che cazzo c'entra Just Fight? Eh? Che cazzo c'entra Just Fight? L'hai visto come hanno vinto Just Fight o no? E allora amici, per questo segmento finale di questo Summer System ho voluto a gran voce qui al tavolo di commento il Superior Champ, il sangue latino, Rafael, benvenuto campione, mettiti pure comodo. Come stai Rafael? Eccomi qua, grazie Strike. Bene. Tutto bene? Tutto bene, anche se... Sì. Non dormo. Sonni tranquilli. Posso immaginare. Vediamo un po' di trovare una soluzione a questa storia infinita. Ma... E comunque è tutto una roba fra... Eccolo qua. Eccolo qui. L'elemento di discordia. La discordia tra noi serpeggia animata, ma non riusciamo a trovare la soluzione. Lo so, Rafael, ma devi capire che il titolo che tu porti alla vita è superior e ha un peso veramente importante. Tutti vorrebbero averlo alla vita. Beh, forse hai ragione, è proprio quello il problema. Però d'altra parte... Se sono campione, sono anche disposto a sopportare questa situazione. Sei un campione oltretutto molto combattivo, perché praticamente hai accettato ogni sfida che qualcuno ti ha lanciato, e questo ti fa veramente onore. Grazie Strike, e per un attimo pensavo che tu ti mettessi in fila. No, per fortuna tua sono troppo vecchio per queste cose. No. Devo dire che Ivan riscuote il favore del pubblico e SIW. È sempre stato così, eh? È un po' quella scheggia impazzita. Non sai se odiarlo o volergli bene, ma in ogni caso ti lascia emozioni. Beh, forse... Ed ecco l'uomo più nazionalista del mondo che a tutti i costi... sta provando e sta cercando di ottenere una contesa pulita, italiano contro italiano, con te. Ma questa cosa ti mette in imbarazzo o ti fa onore o ti fa piacere? Allora, da una parte apprezzo il suo volersi misurare contro il migliore d'Italia in un match pulito, onesto, come lui dichiara di voler fare. Il problema è che quanto davvero è onesto Bruni? Quanto davvero si comporterà bene Bruni? E quanto sono credibili le sue parole e le sue azioni? Io credo che a queste tue domande c'è solamente un modo per ottenere risposte, e cioè andare avanti. Chi vivrà, vedrà. Ma intanto godiamoci questo match titanico fra Vittorio Bruni ed Ivan Sanzio. Vittorio Bruni accompagnato ovviamente dalla splendida Giulia Lucchesi, che con sé porta sempre quel contratto colossale che mi fa anche quello sudare durante la notte. Sì, me lo immagino, hai tutte le ragioni. Comunque mi sono portato
taccuino e penna, perché beh, questi due sono le persone che mi stanno intorno e che puntano al mio titolo. Eh sì, in questo momento sono per ora gli unici che stanno veramente spingendo, no? Per farsi vedere, per farsi valere, anche per provocarti, no? Si provocano a vicenda. Secondo me, si aggiunge anche la nuova legione che è sempre nel mezzo, ma possiamo dire anche che bastano queste persone giuro, intorno. La massa della nuova legione è quasi una rottura di coglioni quasi inutile, ma ragazzi, quelli stanno veramente mettendo a dura prova il talento, il futuro, la pazienza di tanti atleti che in realtà gli danno molte spanne in quanto a atletismo, in quanto a bravura, in quanto a anni di esperienza. Però come si sicuramente sa, la loro strategia in questi mesi ha funzionato, perché esatto, sono sempre nel mezzo. Esatto. Se volevano un po' di spotlight l'hanno trovato, eh? E poi, come stavo dicendo, i numeri giocano sempre a tuo favore. Più sei circondato di persone che ti supportano, e più probabilità ovviamente hai di portare a casa la pelle. Eh sì. Tanto un match che non parte, che è un ref Vettori che dura un po' di fatica a tenere a bada questi due che vogliono veramente scornarsi come se non ci fosse un domani. È un po' che vogliono menare le mani, eh? Quindi è normale che scalpitino. Non so se hai notato, gli ho detto sei un numero due, quindi non ti meriti di andare per il superior title. Oh madonna, ragazzi, non ci posso credere. Che coglione. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Io ma neanche siamo partiti. Oh, rotto le palle. Col manganello. Ho rotto le palle. Ma si può rovinare ogni cazzo di match. Ogni cazzo di match di Ivan. Ops. Questa nuova legione che prende il controllo sul corpo di Sanzio, che però non ci sta. Reazione. Fa fuori Fabio Romano, fa fuori Gaziel, fa fuori Adami, e tanto Superman Punch via Gaziel fuori ring. È il momento di Adami. E Zegheri Kick a vuoto. E Zegheri Kick a segno. Li fa fuori tutti. Tutti. Ed ora comunque il simbolo della legione, il simbolo di Vittorio Bruni, al quale Fabio non riesce ad arrivare. Hanno proprio sette vite sti ragazzi, davvero, sono sempre nel mezzo. Davvero, tocca a sparargli. Chissà se sarà l'ultima volta. Io lo spero vivamente. Ivan col manganello. Eh sì, Ivan si è rotto i coglioni. Eccoci, l'ha detto. No, ultimo atto. Ultimo atto. Col manganello. Come si spinge un Fabio Romano? Con un ultimo atto assistito da un manganello. Raffaele, vieni con me, che qui c'è da sistemare una cosa. Vieni con me, forza. Ok. Bravo. Però sono andato male. Sarà per la prossima volta. Ma non ti preoccupare, quando io sarò campione, dopo Colossal, ti prometto che forse un piccolo spazio per te come aspirante. Ok, fermate i lavori che adesso veramente sotto veramente in tasso. Un'ora. Voi tre ragazzi siete la cosa peggiore che sia successa a Messa in Labio dopo la fine della legione. Quindi immaginatevi quanto fate schifo. Comunque, un'alternativa, questo stiamo avanti da troppo. Quindi a Colossa ufficialmente avremo Raffaele che difenderà il suo stupido championship contro Vittorio Bruni e Ivan Sanzio, il Championship!
Allora, ti è piaciuta questa giornata? Sì. Ci voleva. Dopo un anno come questo, dopo la perdita del titolo, quello che è successo con i ragazzi, quello che voglio dirti è che... Vieni qua, brutta stronza. Prendete brutta cagna. Lui è andato un passo via. No, vetti, no. Via, via, via. Cause I'm gonna be wild. Jumping up on the last man standing. Wild.